campionato è? Ma che campionato è? Il Parma sta vincendo, siamo al 90°. Che campionato è? Il Parma sta vincendo a San Siro 2-1 con un Gervinho mostruoso, il primo gol veramente mostruoso, arriva sta palla di Hernani che la mette perfettamente sul piede di Gervinho che al volo la mette alle spalle di Handanovic. Poi subito dopo, 10 minuti dopo, altro lancio, stop di Gervinho davanti ad Handanovic battuto. Inter che ha avuto una supremazia territoriale in tutto il primo tempo, e col Parma che è ripartito, e quelle poche volte che è ripartito ha fatto male, malissimo alla squadra di Conte. Siamo al 91°. Gol di Perisic 2-2 al 91°. Grandissima rimonta dell'Inter che fa 2-2. 2-2, gol di testa di Perisic. 2-2 di Perisic. Adesso vediamo se è fuori gioco o meno, Vediamo. Sentiamo anche quello che dice Tramontana. Parma che è ripartito, quelle poche volte che è ripartito è riuscito a far male, aveva riaperto Brozovic al 66°, nel secondo tempo. Adesso è segnato Perisic, vediamo se è gol. Vediamo, siamo al 92°. Spero con tutto il cuore di aver visto male. Vediamo. Allora, arbitraggio abbastanza vergognoso, negato un rigore solare su Perisic che è stato abbracciato dal giocatore del Parma. L'arbitro ha fatto gol di Perisic, pareggio di Perisic al 92°. Si salva l'Inter per un pelo di naso a 2,5 dalla fine. E adesso ci riguardiamo tutti insieme questi 2 minuti. Rigore solare negato a Perisic, l'arbitro aveva visto tutto secondo lui. Praticamente Perisic è stato abbracciato dal giocatore del Parma come un orso di peluche. L'arbitro ha lasciato correre una Inter che comunque non ha mollato, è comunque abbastanza scandalosa l'Inter oggi. Vidal che praticamente davanti alla porta da solo la liscia e la manda sopra la traversa, Sepe che fa un miracolo, calcio d'angolo, arriva sta palla, Ranocchia di testa che sale, paratissima di Sepe che ha fatto un miracolo. È incazzato, è incazzatissimo. 40 secondi, sentiamo quello che dice. Costa lancia lungo il palo, recupera Vidal. Yanni prova a far filtrare per Lautaro, spazza la difesa del Parma. Attenzione che Collaro già aveva avuto delle difficoltà, subisce fallo da Inglese. Ma si va avanti. Si è fischiato. Dai. 20 secondi alla fine. 20 secondi, ultima azione dell'Inter. Ci prova la squadra di Conte. 30 secondi in più sicuramente. Allarga tutto per Perisic. La mossa sbagliata forse è stata quella di mettere Perisic seconda punta, che non è colpo di testa di Vidal. Occasione, testa di Vidal sul cross di Perisic, pallone fuori di poco. Anche sfortunata l'Inter, anche sfortunata con l'arbitraggio. Adesso ha avuto un paio di occasioni che comunque poteva sfruttare, una supremazia nel primo tempo evidente. La partita sta finendo. C'è una mezza gamba di un giocatore del Parma che tiene abbondantemente in gioco. Finita? Sta finendo. Corretto e regolare. Da capire adesso 2-2 tra Inter e Parma. Parma che ogni anno continua a mettere in difficoltà l'Inter. Comunque vada, la partita è finita adesso 2-2 a San Siro, un punto per il Parma che potevano essere addirittura 3, ma si salva l'Inter con il colpo di testa di Perisic. Inter che dunque sale a 11 punti a meno 2 dal Milan, che adesso con questo pareggio dell'Inter può tentare la fuga domani alle 12:30 a Udine.
partita abbastanza abbordabile. Fatemi sapere voi cosa ne pensate in questo, qui sotto nei commenti. Meritava il Parma di vincere? Secondo me alla fine il Parma meritava qualcosina in più, ma già un punto a San Siro per una squadra come il Parma, che mette sempre ogni anno in difficoltà l'Inter, è già una buona cosa. Fatemi sapere cosa ne pensate in direct, magari su Instagram. Andate a vedere la storia in cui pubblicizzo Pasta Maradona e mando il saluto degli auguri a Maradona, gli faccio ancora gli auguri. Ciao Diego, bacio da Caserta, un piccolo tifoso del Napoli, come vedete. E speriamo, a proposito, domani col Sassuolo, che è abbastanza tosta. Tra l'altro il Sassuolo ha già 6 fuori, quindi dai. L'Inter che pareggia, buon risultato anche per il Napoli, e adesso aspettiamo quelle di domani e poi ci concentriamo su Napoli-Sassuolo. Già un bel risultato questo per il Napoli. L'Inter che continua a rallentare, a pareggiare, poteva addirittura perdere, quindi è andata di lusso. Fatemi sapere cosa ne pensate. Noi ci becchiamo al prossimo video, magari il post partita domani di Bologna-Cagliari. Ci vediamo domani. Ciao. Ciao.